Welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Un po' spellacchiato, ma con un impulso. Su un paio di cose da dirvi. La prima? Quanti videogiochi. Anche rispetto al gusto. Al di là di quello che poi sarà magari un giorno discutere di Elden Ring più a freddo. Quando vedrete questo episodio, forse in alcune posizioni e situazioni l'avrò già fatto, no? In alcune piattaforme, in alcuni contenuti sarà già accaduto per il tempo di pubblicazione, chissà. Però, al di là di tutto, quanti videogiochi a ormai 100 ore di gameplay ti danno questo batticuore? Lo so che sono ripetitivo, ma per me ci sono delle pause, dei montaggi, delle esperienze di vita tra un episodio e l'altro, tra un batch di episodi e l'altro, e mi trema il respiro, no? E certo, è anche forte immersione, io mi vado a metamorfare, no? Nell'esperienza non soltanto narrativa ma anche di gameplay, che adoro, e sto già pensando alle prossime build, al fatto che ho perso lo scudo a torre, un po' mi manca ma vorrei tornarci. E io, quanti? Non tanti, ragazzi, specialmente quando queste 100 ore non sono replayability, non sono rigiocabilità, stiamo ancora nella prima run. E in tutto questo ho i brividi, perché siamo in un momento importante e in un contesto estremamente speciale. È apparso l'albero madre sulla mappa. È tutto così studiato con una tale empatia nei confronti dell'avventuriero, del videogiocatore, che toglie un po' il fiato, cioè effettivamente toglie il fiato, ti fa dire, ma hai veramente questa sensibilità? From, autore, director, creativi, art designer, art director, narrative, wow, che cosa avete creato? Ve lo dico, l'unica cosa che mi preoccupa è che forse questi teleport, e una volta conosciuta la mappa, può essere un po' edulcorato come pensiero, è che mi viene da pensare che nei vari New Game, non New Game Plus, parlo del giocare non il tuo personaggio a cui tieni, vuoi fare tutto perfetto, mi riferisco al facciamoci altri 10 PG, forse rischia di diventare più una cavalcata da un punto all'altro, no? Però vedremo. Quello che voglio dirvi è, prima di tutto questo, che adesso si prosegue, io... È ovvio che il vostro ruolo, il vostro essere qui emoziona in maniera moltiplicativa, ok? Se mi commuovo giocando solo guardando la mappa è pensando a voi. Non lacrimerei guardando la mappa da solo, ma lacrimerei in certi momenti in cui magari il paesaggio mi fa capire che sto vivendo un'opera che sta raccontando un mondo in una maniera talmente viscerale, talmente costruita, talmente espansa da renderti conto che è stato fatto da esseri umani. Ok? Questa è una cosa che... Però avervi qui, sapervi qui, sapere quello che succederà, che vi leggerò, ecco, mi commuove, mi fa venire, no? E un'altra cosa è la componente meramente tecnica, meramente rigida, ossia quale? Voglio sapere, non adesso, no? Ma in futuro, vi leggerò e dirò, ok, ma quali sono state le mie scelte, per esempio, delle ceneri spiritiche? Ho scelto evocazioni di tier alto? Sono stato acuto o sciocco, no? Perché alla fine ormai ho deciso, gusto esplorativo a parte come la profumiera, che il mio setup finale, e sarà bello vederlo invecchiare per scoprire un po', no? Se hai alcuni istinti, se hai alcune idee, chi lo sa. E ecco, questo non lo potenzierò per ora. Ma a seconda di quello che potremo comprare, sicuramente un più 6 sicuro è da fare. Il cristalliano è troppo divertente immaginarlo come una sorta di Therolina cattivo. Però avremo quindi Therolina, Tiche, perché costa un botto e mi sembra fortissimo, status magari morte, in generale il moveset che aveva è il fatto che sia un nero coltello, ovviamente a me mi mette i brividini. Poi la Tenna per lore, ma non solo, è bella, bella forte mi sembra. Infine, sì, ho deciso assolutamente di potenziare i nostri cari topi giganti. Io, quando ho letto quella descrizione, mi sono emozionato e, visto che se continua così non livellerò mai, è il momento di prendere sti topi, sti topastri, ste pantegane.
Attenzione. Finalmente usiamo quelle. Uno. Due. Ma. Sono così strane. Guardate, non costano rune. Non credo sia un bug. No, wow. Quelle sepolcrali le abbiamo mai trovate, eh? E non possiamo neanche comprarle, vero? Wow. Che strano. Che bello essere tank. Che figata. Oh, non ho farmato le zampe di gallina. Vabbè. Speriamo di trovarle. Allora. Bentornati, ragazzi. Quello che voglio fare adesso è stare molto attento alle mie scelte. Da una parte, credo che abbiamo già percorso questo, diciamo, pellegrinaggio verso la città. Abbiamo parlato con la legge dita. Ci sarebbe da capire cosa succede qui. La entrata naturale nella capitale mi sembra questa, a livello di gameplay, ma non a livello di luogo e narrazione. Ciò non di meno, non voglio entrare nella capitale, ve l'ho detto. E abbiamo quasi finito qua. Abbiamo quasi finito. E vorrei, permettetemi questa stupidaggine, fare due cose. La prima... Non ci vado a parlare con Sellan. Mi sono rotto... Cioè, lo so che non succede, basta. Cioè, se non ho un innesco mi faccia di nuovo pensare... Oh mio Dio, mi ha detto di andare a parlare con Sellan. Mi sa che l'ho rotta, non so come. Allora. Memorizza incantesimo. Scintillama magica è fighissima. Ma quello che volevo fare io era questa. Scheggia d'imboscata. Sky è un proiettile da un punto lontano colpendo il nemico alle spalle. Mi piace da morire. Mi piace da morire. Dai, è forte. Questo cos'è? Ah sì, lucidità. Riduce l'accumulo di sonno e follia. Qualcosa che la fiamma purificatrice non può risolvere. È più profonda delle altre, vero? O mi sbaglio? Comunque. Siamo tornati. Chissà come si comporta caccia gigante e questo scudo non a torre. Secondo me. Torcia scaccia belve. Vediamo. Secondo me. Lo scudo a torre. Benissimo! No, allora. Ma... si è bloccato. Si era ricostruita. Ok.
Stavo riflettendo su quell'idea che l'amuleto potesse avere, mi piace pensare a queste cose, potesse avere percentuali diverse di upgrade alla stabilità in base al tipo di scudo equipaggiato, ok? Un po' come dire, il talismano delle frecce aumenta del 10% le frecce degli archi giganti e del 17% quello degli archi leggeri. Invece mi sembrerebbe di no, credo che sia abbastanza identico, non saprei, eh. Più 15 sarebbe finale, no? Ok, io qua ho fatto la fuga smart. Gli orsi sono completamente. Gli orsi sono tra i pochi nemici, visto che se il sangue fosse solo droppato da loro, ok. Ma visto che lo droppano molte creature inferiori come pericolosità, combattere gli orsi se non danno 6.000 rune. Conviene così tanto, non trovate? Che bello essere qui. Allora, Zamor, giusto? Solo che, a essere del tutto onesto, Auriza non mi suona. Siamo vicini all'episodio 100. Nell'episodio 100 non riguarderò trailer e opening, eh. O meglio, forse l'opening. L'opening sì. L'opening sì, perché è interna, i trailer no. I trailer li rivediamo a fine gioco. Oltretutto, quello del lancio non l'ho mai visto. Forse, secondo me, com'è bene che sia. Una catacomba. Posso dire che me l'ero dimenticato così grande? Wow. Non incontreremo mai giganti. Cioè, non questi, discendenti più piccoli, per forza. Non incontreremo mai giganti, ragazzi, è troppo. Sembra Boletaria. Che spettacolo. No, ragazzi, è troppo. Sono troppo grandi. E questa? Com'è possibile? Oh mio Dio, sono stato veramente così. Oh, grazie, Rosus. Grazie di cuore. Sono stato distratto. Imperdonabile. No, come ho potuto? Rosus, grazie. Questo è il prezzo da pagare? Cavolo, mi stavo dimenticando di controllare la strada laterale, vedete? Come mi è venuto in mente? Ho capito, è come. E qua? Io ho provato anche a fare. No? Qua non c'è niente. Qua sopra! Sarà qua sopra, sarà qua sopra. Devi arrivarci da. Oh. Oh, noi abbiamo ancora cose importanti da fare, eh? Mi riferisco all'ignorare la capitale e andare verso Villa Vulcano, ma non prima di Villa Putrida, Villa Marcia. Scusatemi se non gli do un nome. Non le do un nome. Più mamma mia, Mike. Come ti è venuto in mente? Mi frega. Così scopriamo se si stordiscono. Non lo fanno. Non gliene potrebbe fregare di meno.
Le weapon art non fanno questo effetto. Rune. Not worth. Per niente. È apparso il nome? Tomba secondaria? Sempre di Auriza? Allora Auriza è una battaglia, non un posto. La battaglia di Auriza. No, potrebbe essere entrambe le cose, che sciocco. Ma voi non dovreste essere qui. Non siete antitetici a... Oh! Non lo so, mi dispiace sempre ucciderle. Sono teneri. Ok. Abbiamo trovato il metodo per... È un bivio? Sì, è un bivio. Sapete che arriverà il giorno in cui vedremo l'ultimo dungeon? Mi si spezza il cuore. Davvero, cioè. È così bello non sapere. Per un secondo ho avuto l'istinto di schivare. Mi sarei... Oh! Oh! Ti trasferisce insieme alle tue rune. C'è stato un costo? Non ci ho fatto caso. Un teletrasporto? Sempre come sempre in forma di scrigno, eh? All'interno di una tomba. Perché? Perché farlo? Non mi sento di essere troppo chiacchierone, ma sto effettivamente pensando. Sto riflettendo su un dettaglio. È solo che non vorrei che fosse una gaffe, perché a volte mi faccio coinvolgere da un ambiente. E mi concentro, magari mi focalizzo su un punto senza essere in grado di ricordare bene il quadro più ampio. Questi vasi erano così spesso presenti nelle altre catacombe? Perché mi sembra che non fossero così presenti, non fossero così numerosi e protagonisti, sapete? Ma potrebbe essere una mia impressione causata... Oh. Smart! Esatto. Vedete? Adoro questo incantesimo. Okay.
Ma non cadono? Vedi no. Eclettico. Dopo. Dopo. No. No, poverini. Perché usarli in questo modo? Ok, dobbiamo stare attenti. Questi non sono tesori, questi sono tutti teletrasporti. Esatto. 5, 1, 3, 8, 4. Ok. È originale lei, eh? Ok, siamo sopra. E respawnano gli avversari quando li uccidi. Sì, respawnano. Respawnano. Ok, siamo sopra. Mi piace questa catacomba. Hanno fatto bene a mettere Rosus lì. Questa me la sarei persa. Questo è più. Questo è più anziano degli altri, ragazzi. Questo è speciale, vero? Sì. Sì, lui è speciale. È speciale, vero? Ci dropperà l'elmo nuovo? Ero convinto ci avrebbe dato qualcosa di nuovo. Perché siamo qui? Scusate. Noi qui siamo stati, qui sotto. Ah, sì che ci siamo stati. A che scopo salire là sopra? A che scopo? Ho solo un dubbio. Dovrebbe essere in teoria per sconfiggere i demonietti qualora tu sia lì. Ma non ha un gran senso se il teletrasporto ti fa tornare tutti in vita. Che mi sembra. No? Ma erano respawnati. Sono morto? No, mi sono teletrasportato. Questa fermi un secondo. Ok. No, aspetta. Ma devo rimettere la registrazione. Ragazzi, sto avendo un mindfuck pazzesco. Probabilmente riderete. Avevo forse la mente altrove, ma scusate, ma qua non c'era il...
Perdonatemi? I vasi? Questa è... Oh mio Dio, ma questo è un labirinto. Questa è l'entrata. No, it is not. Wow. Ragazzi, sto impazzendo. Che cosa mi sono perso? Allora, qui siamo arrivati, vero? Per favore. Questa è No, ragazzi, no, 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 questo è un... la mia me... Ma sono io? Sono io? Ragazzi, ma il mio orientamento. Lì, è lì, 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 dove abbiamo. Però sono rimasti morti. Vedete che sono respawnati. È apparso anche la viola sepolcra. Ah no, sono tutti uguali questi, sono diversi però. Sono più antichi forse. Ragazzi. Ci sono, ci faccio, cioè. Questo è respawnato. Dai, sta roba è tornata in vita. Ora io scendo qui. Ho aperto quello di là, quello. Ho aperto quello di là? Mi sono confuso perché magari è tutto un grande misunderstanding. E io ho aperto. Magari ho aperto quello di là, eh? Sono un cretino. Ma vuoi vedere che ho aperto quello centrale in un momento di distrazione pensando ad altro? Cioè, ho aperto questo? Non mi ricordo di aver aperto questo. E infatti non avevo aperto quello. Che è successo? Ah no, volevo fare. Ragazzi, sto impazzendo. Che è successo? Mamma mia. Loot proprio. Se abbiamo problemi, 17. 17, ragazzi. 17.
Aromi del vaso di ferro. Aromi del vaso di ferro. Consuma brevemente PA per rendere il corpo resistente come l'acciaio. Consuma PA per mutare le membra in acciaio, incrementando brevemente resistenza, stabilità e resistenza ai danni, ma riducendo l'agilità e incrementando la vulnerabilità ai danni da fulmine. Arti come queste richiedono frammenti di nobili vasi. I profumieri corrotti sono in combutta con i cacciatori. Frutto delle arti proibite dei profumieri corrotti. Ci prendiamo tre di queste. E poi. Soffio acido. Riduce brevemente la potenza d'attacco. No, voglio provare a fare da. Facciamo uno di danni e uno di questi, ok. Perché voglio vedere, i danni non saranno altissimi probabilmente, dipende dallo scaling. Ok, quindi mi stai dicendo che se apro adesso questo non torno indietro, ma vado in un altro posto. È quello il trucco? E se schivo la trappola di trasferimento? Spacco tutto. O si richiude? Qua c'è un vicolo cieco adesso. No, dai, non è vero. Vedete, loro sono tornati in vita? Erano morti prima. Questa è l'entrata del dungeon iniziale. Questa è la vera entrata. E infatti! Quindi ora l'unica via che mi manca è questa. Esatto! Bravo, Mike. Ti sai orientare nella tua confusione. Guarda, qua c'è uno scrigno. Che porta in un posto nuovo, però. No, no, no! No! No, no! No, non posso essere io! No, non posso essere io! No, non sono io! Sto uscendo pazzo, ragazzi! C'era la scala qui prima! Capito. Bastardi. Bastardi. È una catacomba specchiata con tutte le stanze uguali. Ragazzi, non ci voglio andare a Orisa. Non ci voglio andare a Orisa. Se Orisa esiste ed è così, io non ci voglio andare. Io esco pazzo. Vabbè, stavate troppo sghignazzando quando entravo qua se conoscevate il percorso. Non è possibile.
Vedete? Eh sì. Beh, sono felice di averlo capito prima. Sono felice di averlo capito prima. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che ansia. E quindi... Sono già stato qua oltre la porta, vero? Ok. Quindi abbiamo già fatto entrambi gli scrigni là. Ok. Mamma mia. Adesso ho capito come esplorare questo posto. Porca vacca, che follia. Cioè, non mi stupirei se i cadaveri qui è gente che c'è entrata e si è persa. Perché avrebbe totalmente senso. Avrebbe totalmente senso. Sono pronto a chiamare i miei amici topi. Più 6. Vai, andiamo. Ok. 4. Sono tank. Dovevo... Belli due martelli però, eh. Come fanno a non essere i tuoi preferiti? Evoca gli spiriti esplosivi di tre piccoli vasi viventi. Costo PV. Questi spiriti indefessi si sacrificano per annientare i nemici dell'evocatore, esplodendo la morte. Sebbene il loro coraggio sia ammirevole, il loro scopo può ferire anche gli alleati, e il minimo contatto con una fiamma è sufficiente a innescarlo. Dillo agli altri! Di loro quanto arde e luminosa la fiamma dei vasi incendiari! Puoi fare... No, bellissimo! Li massimizziamo, questi. Li massimizziamo. Soprattutto per il New Game Plus, quando entri in un posto dove ci sono tanti nemici, fai... Andate, miei cugini! Pa, 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 pa. Ok. Mio Dio, Aurisa. Mio Dio. Che trauma. Bellissimo. Ora, non mi aspettavo che avremmo avuto questo, tra virgolette, contrattempo. Bellissimo. Ci siamo. Grazie, Rosus. Comunque non credo esista. Potrebbe esistere come entità. Credo. A meno che non fosse un subalterno di Malikat. Oh. Oh mio Dio, è bellissima. È bellissima. Guardate quello scudo, è magnificente, ha gli artigli. È stupenda.
Guarda che bella l'arma. Zero danni, 49 danni gli ha fatto l'esplosione. Qui il contrattacco non... La build tank è da fare dopo il secondo attacco. Bellissimo questo scudo. Dovremmo scappare probabilmente. Forse no. Guarda un po'. Aspettavo. Mi stavo divertendo tantissimo, ma ero normale errore di valutazione. Ho pensato che lo sprint di Torrent facesse cadere il fulmine accanto a me dietro, non che mi colpisse con un tracking così preciso, quindi in quel caso devi saltare giù da Torrent. Ho perso la runa. Non succede nulla. È perdere la runa in maniera smart, meritatamente, nulla di vergognoso, anzi, la recupereremo e abbatteremo questa sentinella, ma non prima. Al diavolo, se volevo fare una zampa, non importa, next time. Sono pronto. Questo scontro con Torrent è bellissimo. Mi piace da morire. Siamo un tank. Niente Perry. Andiamo. Eh sì, l'arma pesante funziona comunque, eh. Figata. Quanto figo. Tutto quel richiamo di attacco per farti poi il pestone che devi saltare con Torrent o a piedi. Quest'arma è bellissima. Oh, arriva il tuo caro bel. Ora arriva il freddo, eh?
beh, può funzionare se fai un angolo stretto. Devi girare e non correre. Ah, non è morto. Ero pronto con il tasto. Ok, sì, devi... devi girargli intorno. Che figata sto scontro! Draconica. Oh oh! Devo imparare a contrattaccare. Ok, non si può rollare in Fat Roll, ha senso. Non ho reagito perché ho capito che non era il caso. Non voglio neanche vincere di attrito con senza. Cioè, voglio godermela. Questa è fantastica. Senza Perry. Se è perriabile. Cioè, questa è una boss fight. È il test. La nebbia potrebbe non essere un boss sul ponte. Potrebbe essere non entri se non uccidi questo boss. Per entrare nella capitale devi essere abbastanza forte da sconfiggere questo affare. Mi piace l'idea di combatterlo con Torrent, però. Non voglio abbandonare questo piano. E non voglio evocare in questo uno contro uno. È troppo figo. Non conta come... Ah, gli facevo meno male. Pensavo che contasse come due mani una volta... Ah sì? Mi facevo meno male? Ops. E dire che mi sentivo perfettamente felice con i danni. No! No! Mi sentivo perfettamente... Sei un merdone! Sei un merdone! Devo girargli intorno. Iframe! Intorno, intorno, intorno! Sì, l'ho trovato! Grande artiglio di... È un singolo artiglio. Scudo d'artiglio di drago. E quindi questa è l'entrata alla capitale. No, bellissimo, dai. Ah, sono contento di averlo... Sono contento di averlo combattuto in maniera scema. Ci sta da Dio. Mi fermo. Non l'episodio, ancora possiamo proseguire un po'. Ma mi fermo perché... Beh. Scaling... cioè, split damage full... Arma apparentemente intagliata dagli artigli di un grande drago antico.
brandita da grottesche sentinelle dell'albero che servono l'Artree. L'artiglio è ammantato di fulmine e può dilaniare i miseri discendenti dei draghi. I miseri discendenti sono deboli al fulmine. Ah, abilità unica. Tenacia. Cioè meglio, non può cambiarla. Riduce i danni subiti per la durata dell'esecuzione. Bella quest'arma. Quest'arma è proprio Monster Hunter. Se volessimo che mira fosse quello. Sessantuno. 13,5. Non puoi evitare di avere un'abilità. Gran scudo apparentemente intagliato dagli artigli di un grande drago antico. È intriso di fulmine. Questa cosa è fighissima. Un cucciolo di drago antico, in questo caso. Sovraccarico. Comunque faceva danni assurdi quell'arma senza scaling, cioè senza avere alcun bonus. Oh mie preziose aquile. Scommettete che non si può entrare da qua. E che quell'acqua forse un tempo non c'era. Oh, fermi tutti.
Guarda, sono appesi alla porta. Questa è la più grande porta mai vista in un Souls. È qualcosa di immisurabile. Bellissima questa scena. Bellissima. Chi poteva bussare? Non si è... ha letteralmente invocato pietà. Mio Dio, ragazzi. Che botta. Che posto gigantesco. Forse non si teletrasporta, forse scompare e basta quella cenere. Si trasforma! Ah no, eh? Ma quindi la spada d'oro era non la causante, ma... ok, quindi era un segreto... ok, Naruhodo. E qua queste lumache infuocate. Nulla di nuovo qui. Ci siamo stati. Lo auguro almeno, sarebbe una grande bella gaffa. Ma no, ci siamo stati. Effettivamente ci siamo stati. Ok. Quindi. Se vogliamo essere sicuri di uccidere quella cenere, non so se basterà l'arco, ma abbiamo diversi modi per poter aumentare le nostre caratteristiche, tra cui la spada Tearstone, no? Red Tearstone, ossia quell'amuleto che ci permette, quel talismano, perché sono i sigilli quelli dei miracoli, che ci permette di aumentare del 30% i nostri danni. Vediamo come va. Con un colpo normale. E in caso facciamo il tutto e per tutto. Parata aurea. Per favore, ragazzi, per favore. Invoca la magia dell'albero madre, poi usa lo scudo per respingere gli attacchi dei nemici e sbilanciarli. Efficace anche a una certa distanza? Puoi fare il parry a distanza? Abbiamo il ranged parry? Ma veramente?
Non ci credo. Ma no! Con questo puoi fare il triplo parry. Perché... Wham! E la finestra di parry è la stessa? O è migliore? è la stessa, non è migliore. E il riposte non puoi farlo da vicino, però. C'è da lontano. Sbagliato. Non è il buckler. Questo non era male. Ma questo è il tempismo di buckler. Ok. Carino però. Allora, il mio dubbio è: abbiamo innescato zozzerie uccidendo la sentinella? Perché fatto. Tempo di... Spero di no. Credo di no, ma... Journey to Lendel. Journey to the capital, Lendel. Lendel. Scrooge. The all-hearing brute. Ok. Greetings, you here for spirit? Sì. Voglio potenziare i vasetti. Ok. Che mi chiedo se saranno meno efficaci perché più resistenti, ma faranno anche più male. Ragazzi, io credo di aver fatto quello che desideravo. Abbiamo fatto questo giro ed è quello a cui ambivo. Adesso è il momento di tornare qui e realizzare il nostro altro desiderio. Comincia un viaggio incredibile. Comincia un viaggio veramente incredibile per me. Non vedevo l'ora. È stato un onore e un piacere. Ragazzi. Sarebbe figo se l'effetto venisse sulla parata. Possiamo permetterci uno scudo a torre, ma vedremo. Alla prossima.